A Francofonte il nuovo anno scolastico si apre sotto il segno di una buona stella. Ad un anno dall'inizio dei lavori di ristrutturazione è stato inaugurato e riconsegnato alla cittadinanza il plesso scolastico Enrico Fermi di Via Europa. Questa è la prima opera importante che inauguriamo noi con questa amministrazione e casualmente è stata la scuola. Noi la sensibilità che abbiamo messo per quest'opera, abbiamo pressato, pensate, era un progetto che è stato approvato con la passata amministrazione dell'architetto Palermo. Il progetto l'avevo fatto io, l'avevo donato gratuitamente alla scuola, all'amministrazione comunale. E poi l'abbiamo seguito nel tempo, abbiamo pressato gli assessorati e la comunità europea e siamo riusciti ad ottenere il finanziamento. Questo è il primo segnale che stiamo dando alla scuola, ne seguirà un altro perché siamo quasi pronti per il finanziamento della palestra, questa di fronte, che verrà totalmente abbattuta e quindi rifatta. E anche un finanziamento su Piazza Dante che stiamo cercando di portare a Francofonte. Purtroppo i problemi del Covid hanno allungato i tempi burocratici in tutti gli assessorati e quindi tecnicamente si è perso, sembrerebbe 3 mesi, ma si perde un anno perché le pratiche burocratiche non vanno avanti. Ma arriveranno, l'importante è avere l'impegno e seguirle costantemente. È la prima cosa importante che facciamo per Francofonte, ne seguiranno altre, speriamo di fare cose gradite a tutta la collettività. In particolar modo doniamo questa scuola rifatta, questi due plessi, due zone della scuola vecchia rifatta per i nostri bambini che sono il nostro futuro e quindi li dobbiamo fare stare meglio possibile. A Francofonte il nuovo anno scolastico si apre sotto il segno di una buona stella. Ad un anno dall'inizio dei lavori di ristrutturazione è stato inaugurato e riconsegnato alla cittadinanza il plesso scolastico Enrico Fermi di Via Europa. Questa è la prima opera importante che inauguriamo noi con questa amministrazione e casualmente è stata la scuola. Noi la sensibilità che abbiamo messo per quest'opera, abbiamo pressato, pensate, era un progetto che è stato approvato con la passata amministrazione dell'architetto Palermo. Il progetto l'avevo fatto io, l'avevo donato gratuitamente alla scuola, all'amministrazione comunale. E poi l'abbiamo seguito nel tempo, abbiamo pressato gli assessorati e la comunità europea e siamo riusciti ad ottenere il finanziamento. Questo è il primo segnale che stiamo dando alla scuola, ne seguirà un altro perché siamo quasi pronti per il finanziamento della palestra, questa di fronte, che verrà totalmente abbattuta e quindi rifatta. E anche un finanziamento su Piazza Dante che stiamo cercando di portare a Francofonte. Purtroppo i problemi del Covid hanno allungato i tempi burocratici in tutti gli assessorati e quindi tecnicamente si è perso, sembrerebbe 3 mesi, ma si perde un anno perché le pratiche burocratiche non vanno avanti. Ma arriveranno, l'importante è avere l'impegno e seguirle costantemente. È la prima cosa importante che facciamo per Francofonte, ne seguiranno altre, speriamo di fare cose gradite a tutta la collettività. In particolar modo doniamo questa scuola rifatta, questi due plessi, due zone della scuola vecchia rifatta per i nostri bambini che sono il nostro futuro e quindi li dobbiamo fare stare meglio possibile.